Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo report di luglio arriva proprio l'ultimo giorno del mese, il caldo mi ha fiaccato e mi ha fatto allungare i tempi di produzione, comunque siamo qui in questo report, parleremo di tutti i progetti attualmente in sviluppo presso la nostra casa di produzione con qualche piccola anticipazione su un paio di progetti che sono ancora in là nel tempo, ma che si stanno profilando all'orizzonte di cui non vedo l'ora di parlarvi. Quindi di carne al fuoco ce n'è parecchia e allora senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Partiamo con Tre dopo mezzanotte, il nuovo cortometraggio della Vertical Green Productions che al tempo stesso costituisce l'esordio cinematografico del giovane Alessio Mele ed è anche una prima volta anche per noi. Chi ci segue sa che questo cortometraggio è il primo che non vede il sottoscritto come sceneggiatore e come regista ed è stata un'esperienza molto interessante e anche molto istruttiva. Perché il mio istinto da regista, io sono abituato a dirigere tutto e tutti e non lasciare il compito a qualcun altro non è stato molto semplice, però ecco, curare la produzione di un esordio cinematografico come questo, che per certi versi assomiglia molto all'esordio cinematografico mio nel 2011 con Rewind, sia per quanto riguarda le tematiche trattate, l'atmosfera, le ambientazioni, insomma è un film che assomiglia molto a Rewind. E beh, una cosa del genere è stata un tuffo nel passato in un certo qual modo ed è stato anche il motivo per cui mi sono lanciato in questa operazione con entusiasmo e con la voglia di aiutare un giovane regista che diversamente non avrebbe potuto produrre questo suo primo film, non avrebbe potuto iniziare una carriera in questo ambito. Quindi sono molto contento di questa cosa. Al momento il cortometraggio è in fase di post-produzione abbastanza avanzata, il montaggio è arrivato quasi alla fine, ci stiamo occupando della color correction, del bilanciamento del bianco, insomma della messa a punto visiva del film, qua e là qualche intervento di doppiaggio, insomma però il lavoro è nelle fasi ormai finali e dovrebbe essere rilasciato con ogni probabilità nella prima metà del mese di settembre, quindi ci saranno degli aggiornamenti in merito nel prossimo report, che lo anticipo non sarà nel mese di agosto, ad agosto ci fermiamo per ferie, quindi a settembre. A settembre il prossimo report uscirà o in concomitanza o subito dopo la release del film, quindi rimanete collegati, ci saranno delle anticipazioni al riguardo, però la data di uscita comunque è prossima. E proseguiamo con Dead or Alive, web serie in live action, quindi con attori in carne e ossa, attualmente in fase di sviluppo presso la Vertical Green Productions. Si tratta di una serie dark comedy, quindi ci saranno degli spiccati elementi comici all'interno di una narrazione con toni cupi, anche inquietanti per certi versi. Per quanto riguarda la trama, ancora mi riservo la facoltà di non raccontarvi troppo. Piccolo riassuntino riguardante ciò che comunque vedremo. Si tratta della storia di due fratelli che si ritrovano, loro malgrado, dover ripagare un debito gigantesco presso uno strozzino al quale si era rivolto il padre tempo fa e che ha di fatto passato il debito ai figli dopo la sua morte. Il problema, diciamo così, oltre al fatto di non poter reperire una quantità di denaro così ampia in breve termine, è che uno dei due fratelli non è più in vita, quindi è un vero e proprio zombie. Questa situazione nonsense creerà altre situazioni a cascata sempre più assurde e, si spera, sempre più divertenti per voi che guarderete. Quindi non vedo veramente l'ora di potervi dire qualcosa di più, di farvi vedere qualche immagine
dal set e finalmente a rilasciare questa serie. Ci sono alcuni problemi logistici per quanto riguarda un cast abbastanza largo e che durante la scrittura della sceneggiatura si sta ampliando sempre di più. Problemi logistici riguardanti le riprese, in quanto un cast così ampio deve essere anche raggruppato in questi mesi estivi, luglio-agosto, riuscire a riprendere, riuscire a girare gli episodi sarà difficile, quindi è probabile, anzi è quasi sicuro, che le riprese di questa webserie slitteranno un po'. La mia intenzione, i miei sforzi sono comunque tesi a riuscire a iniziare le riprese entro il 2018 in modo tale da poter iniziare a rilasciare la serie durante il 2019. E arriviamo a Red Random e l'eroe multicromatico, webserie a cartoni animati e un progetto a lungo termine. Chi ha seguito finora sia sui social che sul sito gli aggiornamenti circa questo progetto ha potuto vedere realizzazione visiva di alcuni dei personaggi del cast. Si tratta di un cartone animato in cui i protagonisti sono delle figure geometriche antropomorfizzate a colori che sono alla ricerca di questo fantomatico eroe multicromatico. Una piccola anticipazione di trama: anche qui la storia si svolgerà all'interno di un mondo in cui i colori cominciano a scomparire. I personaggi si trovano assediati da questo bianco e nero che minaccia di ucciderli tutti, e solo questo mitico, leggendario eroe multicromatico può salvare la situazione. Abbiamo detto che alcuni personaggi sono stati già realizzati visivamente. Al momento la preproduzione di Red Random e l'eroe multicromatico si sta concentrando, accantonando per un attimo il concept design dei personaggi, sul visual design del mondo in cui i personaggi si muoveranno. Questo perché mi sono accorto che non c'era ancora una chiara visione grafica, visiva della serie, e questo in qualche modo stava minando l'avanzamento dei lavori. È una deformazione professionale mia, per cui se non ho una chiara visione di quale sarà l'aspetto del progetto che sto portando avanti, perdo progressivamente interesse. Quindi per evitare tutto ciò mi sono dedicato all'esplorazione di quale tipo di aspetto visivo potrebbe avere il mondo di Red Random. Avete visto su Instagram e su Facebook un'immagine di lavorazione di prova non ancora definitiva di quale potrebbe essere l'aspetto generale dei set all'interno dei quali i personaggi si muoveranno. Come avete potuto vedere è un mondo di cartone, come un diorama, e che, per quanto questa sia un'immagine di lavorazione non definitiva, la strada è quella. Quindi grosse variazioni su questo elemento non credo che ce ne saranno. Quindi Red Random e l'eroe multicromatico ha trovato, o comunque sta trovando, una sua impostazione visiva generale, e quindi nelle prossime settimane e mesi il lavoro di concettualizzazione visiva del tutto potrà riprendere a spron battuto. E ora i due progetti che sono nebulosi, sono progetti a lunghissimo termine, diciamo che i primi passi si stanno muovendo in questo momento, la definizione di questi progetti non è chiarissima. E sono due progetti che però hanno in comune il fatto di partire entrambi dall'essere stati contattati da musicisti, e quindi il tema conduttore di questi due progetti è appunto la musica. Il primo è un progetto che in realtà è in sviluppo, o diciamo in pre-sviluppo, da almeno un anno e mezzo, quindi già durante quell'anno e mezzo di silenzio, di pausa che la Vertical Green si era presa. Ed è un progetto che deriva dall'essere stati contattati appunto da una coppia di musicisti newyorkesi, due fratelli, Russell e Robert Giffen, che avendo già collaborato per Bunker, mi hanno contattato offrendomi gratuitamente una colonna sonora originale per un eventuale progetto futuro
della Vertical Green, appunto. E questa offerta è stata colta al volo. Ci stiamo sentendo con regolarità via Skype per mettere a punto una colonna sonora originale per un progetto che è la trasposizione cinematografica di un romanzo che però non ha ancora una definizione di medium, nel senso non è ancora chiaro se sarà una web serie, una miniserie o un lungometraggio. È un progetto comunque che si sta prendendo tutto il tempo necessario per potersi sviluppare al meglio. È comunque un progetto che sarà necessariamente a cartoni animati perché è della natura di questo romanzo che non permetterebbe altre forme espressive. E quindi diciamo che oltre al Red Random e l'eroe multicromatico c'è già un altro progetto cartoni animati, quindi questa strada dell'animazione è comunque un settore che sarà importante per la Vertical Green Productions in futuro. L'altro progetto molto simile al precedente, anche qui a seguito del contatto di un musicista, questa volta italiano e questa volta un italiano molto vicino a me che geograficamente parlando, quindi in queste settimane sto riuscendo a vedere di persona per poter lavorare gomito a gomito sul progetto che stiamo portando avanti. È un progetto che non è narrativo in senso stretto, si parla di video installazioni. Questo musicista è un compositore d'avanguardia e mi ha chiesto di occuparmi dell'aspetto visivo delle sue composizioni. Il suo progetto musicale è un progetto gigantesco, si tratta di una trentina di album, di composizioni. Appunto, essendo un progetto di video installazione, di video arte, è una cosa che non ho mai fatto in vita mia e quindi è molto interessante e molto stimolante. Anche in questo senso non vi posso dire troppo perché in realtà ci stiamo lavorando da un paio di settimane a livello di pre-produzione, quindi non c'è ancora nulla di effettivamente concreto da poter riportare, però ecco, la Vertical Green in questo senso si sta muovendo in una direzione comunque ben precisa, su più direzioni molto precise, e in queste settimane, in questi mesi, si stanno mettendo, stanno gettando le fondamenta per diversi ambiti produttivi, e quindi posso dire fin d'ora che la Vertical Green sta vivendo un momento di rinascimento, lo possiamo dire? Sì, probabilmente questo anno e mezzo di pausa di cui vi ho parlato tempo fa è servito per far sedimentare alcune cose, alcune considerazioni, alcune idee, alcune energie sicuramente, e ritornando con una visione produttiva che non si limiti a un solo progetto e che diventa controproducente, perché con un solo progetto da portare avanti, non potendoci lavorare 24 ore al giorno, l'istinto è quello di dire: se posso fare un solo progetto allora che sia gigantesco, e più il progetto è gigantesco e più è facile che crolli, e quando crolla un solo progetto crolla tutto l'impianto produttivo della casa produttrice, quindi con tutte le frustrazioni che possono derivare. Portando invece un piano produttivo che si sviluppa su tre progetti o più, a diverse velocità, a diversi step di rilascio, quindi a breve, medio e lungo termine, se uno di questi progetti per X motivi viene ritardato, cancellato o altro, ci sono gli altri progetti che possono coprire i buchi. E probabilmente questo, stavo dicendo, questa modalità di produzione dà l'immagine di una casa di produzione in movimento, più in salute, e quindi forse un atteggiamento che attira di più anche le collaborazioni. Quindi nel prossimo futuro la Vertical Green avrà delle collaborazioni con altri artisti in contesti diversi da quelli a cui siamo abituati. Questa è una buonissima cosa, a me personalmente dà un senso di progressione, di non essere mai con le mani in mano, di riuscire a portare sempre qualcosa di nuovo all'esterno, e questo, oltre che essere vitale, è anche rincuorante, dal momento che fino a qualche mese fa, pochi mesi fa, meditavo sul fatto di lasciar perdere tutto, quindi è un gran bel cambiamento. Per oggi è tutto, il report finisce qui. Come vi ho detto all'inizio,
Il report in agosto non ci sarà, ci fermiamo per ferie, cerchiamo di andare un po' al mare, di rilassarci un po'. In questi mesi, in queste settimane, cercheremo di definire un po' meglio la base su cui poggiano questi progetti futuri che ancora non hanno una definizione chiara. Quindi io vi auguro buone vacanze, se riuscite ad andare al mare, in montagna, dove volete, a rilassarvi un po'. Se siete invece tra quegli sfortunati che devono lavorare in questo mese di agosto, vi auguro che il lavoro non sia troppo pesante, troppo stancante, troppo stressante. Cercate di tenervi qualche momento di tranquillità e di rilassatezza. In ogni caso vi ringrazio per avermi seguito e per continuare a seguire il mio lavoro e a supportarmi. Mettete mi piace su questo video, seguite il nostro lavoro su Facebook e su Instagram, visitate il sito internet e lo shop online su redbubble.com per farvi e farci un regalo. Noi ciclicamente aggiungiamo nuove grafiche e nuovi oggetti di merchandising, oltre che di abbigliamento, anche di arredamento e altro, quindi visitatelo spesso, perché anche lì, anche in quella situazione, ci sono novità costanti. E ancora grazie di seguirmi, grazie di darmi il vostro appoggio, grazie di dimostrarmi il vostro interesse e il vostro affetto sempre. Noi ci vediamo quindi a settembre con 3 dopo mezzanotte. Nel frattempo qua e là qualcosa posterò sui social, un po' meno rispetto alle settimane e mesi precedenti, però qualcosina magari vi farò ancora vedere. Nel frattempo, appunto, appuntamento a settembre con il prossimo report, con 3 dopo mezzanotte e con il Don't Fuck with Mordred, che è vero, avevo pensato di portarlo questo mese, ma come potete vedere Mordred è già in modalità svacco e quindi non se ne fa niente fino a settembre. A presto, ciao.